ragazzi e benvenuti in questo 14esimo episodio dell'Elimination Nuzlocke Pokémon Rosso Fuoco. Signori miei, nello scorso episodio siamo giunti all'isola Cannella per poi introdurci nella villa Pokémon per recuperare la chiave della palestra di Blaine, palestra che andremo ad affrontare quest'oggi. Oltre a questo, diciamo, evento che andremo a fare, ci occuperemo anche di tutta la quest secondaria dedicata all'arcipelago delle isole, al settipelago in sostanza. Vi ho promesso un video un po' più lungo rispetto al solito e così dovrebbe essere, a meno che io non finisca il settipelago molto velocemente. Comunque, prima di iniziare vi ricordo che quest'oggi, signori miei, è giorno di votazioni, quindi in descrizione troverete lo straw poll per votare il Pokémon da eliminare nel prossimo episodio. Detto ciò, io vi faccio vedere come ho allenato John Frog. Abbiamo tutti a livello 45, perché hai ancora alcuni video esperienza, non ti serve più, ormai sei un eroe, signori miei, lo sappiamo. E nulla, direi che non ho altro da dirvi, iniziamo, entriamo nella palestra. Ragazzi, voglio affrontare tutti gli allenatori per il semplice fatto che questa palestra non sarà assolutamente facile. Allora, in teoria avrei voluto cambiare un po' il moveset di John Frog, ma mi sono dimenticato. Dicevo, questa palestra non sarà facile, se non sbaglio il più forte di Blaine dovrebbe essere il 45 o 44, un numero del genere. E quindi non è una palestra da sottovalutare assolutamente. Detto ciò, ragazzi, noi non abbiamo paura di nessuno come al solito, perché abbiamo in squadra una divinità e un eroe. Quindi, cioè, capite che non è che possiamo temere chissà cosa. Inoltre, il soprannome per Charmander ne ho già visto qualcuno. Come sapete però, i vostri consigli li attuo dopo due episodi, vista la mia routine, insomma, di registrazione. Quindi non ho ancora deciso un soprannome per lui. Mi sono ricordato che avrei voluto mettere semaforo alla pensione e mi sono dimenticato. Purtroppo è rimasto fermo all'incrocio a far schiantare macchine, evidentemente. Ma Cargo, ok, Fangosberla ti manda giù perché è per 4, no, mai nella vita. Ecco perché volevo cambiargli il moveset. Tra l'altro, ragazzi, Falce Cannone è una mossa abbastanza cancerogena, perché praticamente a precisione 50 non attacca mai, come potete ampiamente notare. Ok, ce l'abbiamo fatta. E allora, proviamo un solar raggio, nonostante Arbok sia di tipo veleno. No, resistenza, sei proprio un infame di merda. Prendilo, ok, oddio, ho colpito. Cioè, mi stai dicendo che ha usato un'altra volta resistenza? Cioè, devo arrabbiarmi, eh? Allora, Ladybird, mandiamolo. Vediamo di fare un bellissimo idropompa così ignorante su questo Macargo, che perché aveva così poca vita, evidentemente era stato switchato. Direi di fare una corsa subito a curarci. Allora, stavo pensando, io i rimedi dovrei averceli, quindi non dovrebbe esserci alcun problema. E nulla, proseguiamo. Tra l'altro, questo episodio qua avevo già iniziato a registrarlo ieri, nel senso che avevo fatto tipo due passi. Poi è saltata la corrente. Già, vita fantastica proprio. Dragonair, perfetto, uno dei Pokémon più belli secondo me di questa generazione, che però deve smettere di drogarsi se riesce, perché non è che puoi fare sdoppiatore su una divinità. Ok, Aggron. Ditemi, ragazzi, cosa ne pensate di Aggron nei commenti. Secondo me è uno dei Pokémon più sopravvalutati della storia del mondo Pokémon. Veramente, io non lo so, lo trovo sopravvalutatissimo. L'ho usato un paio di volte e ha sempre fatto pena. Comunque, questo Kindra qua deve morirci malissimo. Calciarulo è a casa e battuto anche questo cervellone. In teoria, ragazzi, per chi non lo sapesse, questi allenatori sarebbero tutti balzabili facendo i quiz che ci sono in queste macchinette, come ora vi farò vedere. Quiz Pokémon, rispondi giusto. Allora, vi faccio vedere, cioè, Poliwag si evolve 3 volte. Questa, raga, è trabocchetto, perché la risposta è no, però tecnicamente, cioè, ci sarebbe Politoed, cioè la nostra catena evolutiva di John Frog. In teoria sì che ha 3 evoluzioni, però il gioco evidentemente non le rileva e quindi vabbè, c'ha ragione lui. Ma avete fatto notare tra l'altro che merda scotta così tanto, perché effettivamente Magia di Fuoco ha una probabilità di scottare altissima, il che mi fa piacere perché è davvero utilissimo, considerando che il nostro Pokémon è un Pokémon che, diciamo, pecca in alcune situazioni dedicate, diciamo, alle difese. E allora il fatto che, diciamo, bruci aumenta perlomeno fra virgolette, diciamo, per modo di... Allora, tu con quale culo puoi avere Cosmo? Questo qua c'ha le difese di Buddha. Però è morto, ok. Cioè, questo qua c'aveva riflesso, barriera, specchio velo e non lo so, schermo luce. Tutte le aveva, tutti gli specchi aveva. Perfetto, è l'uomo specchio. Specchio sfurret delle mie brame. Questo episodio lo chiamerò così. Attenzione, incredibile Charizard, proprio lui. Sì, però non ho diminuito l'attacco fisico. Io switcho perché poi va a finire malissimo. Malcomune, ti becchi un idropompa proprio in faccia, però. Malcomune, no, non farlo.
Sei intelligente, mi dicono. Ok, perfetto. Livello 46 per Lady Bird, che vorrebbe imparare Dynami Pugno. Proprio, raga, una delle mosse che odio di più nella storia dei giochi Pokémon. Sarà l'ultima che insegnerò un mio Pokémon, perché Dynami Pugno, signori miei, è esattamente come Falcicannone. Cioè, non colpisce mai. Infatti, io, John Frog, sarei sinceramente tentato, visto che ha danza spada, nonostante il suo attacco speciale sia alto, sarei tentato di puntare su mosse fisiche, diciamo. Quindi magari alla fine di questo episodio provo a insegnargli qualcosa. Spearow nel frattempo, contro merda che però c'è con extra rapido, lo secca sul posto. Livello 46, vorrebbe imparare agilità. Minchia, per forza. Tu l'hai rubato a quello di prima. L'ha rubato a quello di prima. Giustamente, signori miei, sono tutti ladri. Qua i ladri si rubano tra di loro, giustamente, no? Ok, perfetto, siamo da Blaine. Blaine, signori miei, per chi non lo conoscesse, ragazzi, Blaine dovrebbe essere in teoria il fratello di Mr. Fuji, che secondo alcune teorie, ora non so se è stato accertato oppure se è vero, non ricordo, ma Mr. Fuji sarebbe in teoria il creatore di Mewtwo. E il fatto che Blaine sia capopalestra dell'isola Cannella e sia fratello, comunque parente di Mr. Fuji, avvalora, diciamo, questa teoria. Nel frattempo Mr. Mime livello 42, altissimo. Oh mio Dio, allora proviamo un extra rapido. Non dovrebbe avere delle grandi difese fisiche Mr. Mime, è un po' un Alakazam schifoso. E invece Rage, super suono infami. Dimmi che ho delle cure totali, sì, perfetto. Oh, lui fa l'iperpozione, quindi ora giochiamoci di strategia. Colpo di fango, ok. L'ho visto malissimo, sottomissione è stata è cattivissima, raga, contro gli UK, io ve lo dico. Ok, perfetto, Ninkada. Cioè, tu stai facendo il capo palestra con un Ninkada. Luke è confuso, sì, ma raga, ma quando è confuso Luke? Cioè, madonna, non è mai confuso. Ciao Luke, grandissimo. Sdoppiatore, vediamo se buttiamo giusto Bliss lì. Non ha delle grandi difese fisiche, minchia. A parte che ho perso tipo l'esistenza, però vabbè. Ok, no, non lo rischio effettivamente. Forse è il caso di evitare. Mandiamo suocera, che con un incrocolpo dovrebbe seccarlo sul posto. Tra l'altro io... Grazie. Io sono stupido perché in teoria mi sono coperto il timer per vedere di quanto sta venendo lungo l'episodio. Quindi adesso io farò una cosa professionale, no? Siccome ormai... Ah già, è vero che sei subito qua a fare il troio. Allora, siccome io sono uno youtuber molto professionale, non taglio perché poi mi costa editing, non ho tempo, faccio così. Ok, siamo a 7 minuti e 41. Un applauso per la mia professionalità che fa bloccare le ROM, perché sono talmente felice di vedermi così che... Ok, perfetto, è arrivata la nave, smettevo di dir cavolate. Tra l'altro questa nave, guarda che è bruttissima, io l'ho sempre detto, cioè che schifo allucinante. Siamo arrivati a Primisola. Una delle prime cose da fare a Primisola, scusate il gioco di parole, sarà stare fermi, perché fa tutto lui praticamente. Allora, qua faremo la conoscenza di Clelio, che avrà bisogno di una particolare gemma per far funzionare queste cose. Gemma che dovremo trovare e che ci verrà, che è il rubino se non sbaglio in questo momento, o lo zaffiro. Penso il rubino. Intanto ci dà la mappa delle isole. Sarà lo zaffiro. Allora, il rubino che andrà trovato, consegnato a Clelio. E basta, credo. Allora, visto che dovrò fare un episodio un po' più lungo, andiamo a esplorare anche la zona. Potremmo fare molte catture, però ovviamente usiamo un repellente, perché io sono malato mentalmente e sbaglio. Vabbè, comunque affrontiamo un po' di allenatori nel frattempo. Tanto ve l'ho detto, questo episodio qua faremo tutte le robe del settipelago. E così sarà, attenzione, Dunsparz incredibile, muori. Cioè proprio... Cosa ho visto? Cosa ho visto? Un Dunsparce che mi stava uccidendo Luke. Tra l'altro, anche Dunsparce è un Pokémon che a Luke piace tantissimo. A Rocket, un altro saluto, Luke. Ormai lo sai che t'ho adottato in questa serie, Luke. Tu sei all'interno di questa serie, non c'è nulla da fare. Sei proprio intrinseco, la Luke Lock la chiamo. Raga, l'episodio della Lega, se questo video raggiunge 100... 20 like, l'episodio della Lega ve lo porto in commentary insieme a Rocket. Qua l'ho detto. Però dovete raggiungere 120 like entro il prossimo episodio, altrimenti poi non ce la facciamo. Perché raga, per chiamare una leggenda come lui ho bisogno di almeno di 120 like, non ce n'è. Comunque, torniamo a noi. Questo Plusle, che è veramente un Pokémon di quelli potenti proprio, mi dicono. Idropompa, Golem a casa, The Rock.
Non lo so, mi vengono, Luke, non ho parole. Vabbè, continuiamo a prendere a botte sto Glalie, che però mi fa muro di fumo, cioè quindi idropompa non attacca neanche per sbaglio. Se attacchi Cosmo ti faccio una statua. Vado a prendere lo scalpello. Ottimo. Brilom, volo, vediamo se lo prendiamo. Forse è il caso che io switchi però a sto punto. John Frog, vai tu, è il tuo momento, eroe, mega pugno. Aia, Cristo. Quanto fa male. Non ho considerato il fatto. L'ho paralizzato. Cioè, oddio. Ok. Sì, la situazione non è proprio delle migliori, effettivamente. Quindi io switch, mando su suocera. Meteor pugno tattico e Brilom a casa. Perfetto. Ok, allora, io vorrei fare una cosa. Innanzitutto mi curo la squadra. Seconda cosa, faccio finire sto repellente che avrò sprecato. E vabbè, facciamoci una ragione. Perché vorrei sinceramente fare la cattura su stopper. Questa è la via vulcanica, che però è sempre... Ma noi abbiamo la mappa, raga, cioè perché non la vado a prendere? Ah sì, tra l'altro, la mappa sono andato a prenderla all'inizio, scusatemi, dello scorso episodio. Fuori parte. Ah, è proprio tutta via vulcanica, ok. Sono andato, dicevo, a prendere la mappa all'inizio dello scorso episodio. Così almeno, diciamo, abbiamo più come si può dire in gergo, possibilità di orientarci. Cattura. Attenzione. Nidoqueen. L'ho già preso. Sì, è vero, l'ho già preso nello scorso episodio. Cioè, in qualche episodio fa, ora non ricordo se lo scorso, perché obiettivamente ho la memoria un po' corta. Dai, vediamo questa volta chi è. No, 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 no. No, che schifo. Che schifo allucinante. Vabbè, l'abbiamo preso. Ninkada femmina. Ninkada, come lo posso chiamare un Ninkada, raga? Cioè, un cancro, un'altra malattia. Datemi un'altra malattia, vi prego. Che malattie non ho usato? Ce ne saranno altre. Non lo so. Il cancro l'ho messo, il tumore l'ho messo. Anoressia no, è troppo black humor. Non lo so. Come cazzo lo chiamo io sto coso? È un incado, uno scarafaggio, una malattia degli scarafaggi. Cosa c'hanno gli scarafaggi? Non so, è bruttissimo. Come lo chiamo? Lo chiamo. Lo chiamo Carmine. Cioè, anche se è femmina, io questa cosa qua non lo userò mai. Carmine, perfetto. Non chiedetemi il motivo, è un nome che mi è venuto totalmente a caso. Possiamo proseguire, che schifo, mi faccio cagare da solo. Non è che poteva capitarmi un po' come un figo come Duskull, che poi sarebbe diventato Dusclops. No, Carmine, scelta migliore. Ok, perfetto, proseguiamo. Nel frammentre vi dico anche che nello scorso episodio ho fatto un fade alla Madonna, perché ho detto che il basilico si trova ovunque, quando ovviamente in realtà è rosmarino. E me l'avete scritto in 300 nei commenti. Vi ringrazio comunque per la segnalazione. Continuate a farle, perché comunque, nonostante magari possano sembrare per voi, non lo so, magari cose scontate, magari invece io non le so, imparo qualcosa. Magari anche quando faccio gli errori di editing mi fa piacere che me lo facciate notare, così almeno cercherò sempre di migliorarmi. Ad esempio, c'è stato un periodo in cui ho sbagliato per due volte di fila la DDG, me l'avete fatto notare, e da quel giorno lì praticamente non l'ho più sbagliata, perché ho fatto attenzione a quello che scrivevo. Detto ciò, allora, io Spaccaroccia non ce l'ho, quindi è vero che non ce l'ho. Mi ha stuprato. Allora, Lunaton, che bel Pokémon. Ok, però Cosmo non è in forma, mi dicono dalla regia. Solar Raggio, vai col... Prendi per il culo, muori. Questo qua, raga, mi copia le mosse. Mi copia le mosse come gli youtuber che si copiano tra di loro. Dai, però. Solar Raggio, Spore. No, se c'hai la mamma trota. Ti prego, no, non ho le Svezie, no, le Svezie, non ho le Svezie, attenzione, incredibile. Allora, cura totale su John Frog, perfetto, signoraggio, non mi fare sporo, ti ammazzo, ok, perfetto, solo al raggio e giù. Vabbè, raga, al massimo questi strumenti qua li andrò a prendere fuori parte, io che ci devo fare. Però quello là lì dietro io in teoria dovrei poterlo prendere, giusto? Sì, basta che uso surf. Ok, perfetto, palla fumo, guarda, rinuncio tranquillamente. Non c'è assolutissimamente, non c'è l'italiano qua. Allora, l'unico che non è al 46 è suocera. Ecco, un altro dei motivi per il quale sto, diciamo, affrontando tutti gli allenatori in giro è che per la palestra di Giovanni, ragazzi, ci servirà un bel po' di allenamento. Perché obiettivamente, ragazzi, la palestra di Giovanni è una palestra con i controcazzi. Se non sbaglio, il poco migliore dovrebbe essere a livello 40, no, 50 forse. E la madonna, per...
Si droga. Si droga. Allora, Oddish, raga, il Pokémon fattore, Meteor Pugno, a caso mi gratta il naso, cioè così dal nulla. Battuto anche questo nuotatore, adesso mi ricordo che c'è una battaglia in doppio, me la ricordo benissimo perché qua ci usavo il condividi esperienza a manetta per allenare il mio bellissimo Charizard. Perché sì, nonostante il mio starter preferito di Kanto sia Bulbasaur, all'inizio, come tutti i bambini, preferivo Charizard. Poi dopo ho simpatizzato per il Bulbo e quindi poco da fare. Ho sdoppiatore su Cassform che regge incredibilmente per qualche motivo arcano che io non conosco. Quello ha fatto Dragonanza, ok? È da purgare. Colpo di fango su Cassform, stai fermo. Ok, perfetto, bravo. No, ho fatto pugno spine su di te! Ok, ho mischiato tutto. Lui non ha extra rapido. Cristo, ok, perfetto. Non mi ha fatto nulla perché... il drago è speciale in questa gen, penso, a sto punto. Sì, oddio, c'è un sacco di roba che in teoria dovrei... Fammi... ti prego... no, volevo andare a curarmi. Vabbè, fa niente, lo farò il prossimo, cioè, dopo questi due allenatori. No, ci sono un botto di strumenti, vedo, da prendere con la... utilizzando spaccaroccia, quindi probabilmente ci tornerò indietro prima del prossimo episodio. E vedremo un po' di sistemare la cosa, insomma. Cintura nera battuto, arriva anche quell'altro che prenderà botte uguale. Trapinch, perfetto, pugno spi. Ok, raga, Lady Bird sta cominciando a fare schifo. Probabilmente perché non si può evolvere, giustamente. Però sta effettivamente cominciando a penare un pochino. Ti prego, vedi di migliorare. Ah, ma aspettate! Io sono stupido perché Spaccaroccio si ottiene qua. È vero, ho avuto un'amnesia totale. Vabbè che non la voglio insegnare ai miei Pokémon, quindi ci verrò con una riserva del cavolo per prendere gli strumenti. Perché, cioè, raga, obiettivamente i nostri Pokémon hanno un buon moveset. Rovinarlo per prendere due strumenti che magari sono sveglia, bestemmia e cacca di cane non raccolta, non mi sembra il caso. Nel frattempo io... No, ok, perfetto. Ok, calma. Lady Bird, Dio mio, ti prego, devi cercare di migliorarti perché hai fatto due uscite abbastanza pericolose. Calcio rullo e giù, perfetto. Ok, allora, antiscottatura ne abbiamo, sì, assolutamente, me lo ricordo benissimo. E se solo le trovassi sarebbe anche un'ottima idea, però... Ok, perfetto, ne ho 5, le sto finendo. Sto finendo quella riserva allucinante che avevo. Allora, ragazzi, stiamo arrivando al Monte Brace. Ora, qua come cattura, se tu ti degnassi della mia presenza, uomo, qua come cattura, volendo, io potrei andare da Moltres, che è, diciamo, randomizzato. Il problema cos'è? Che non ho abbastanza Pokéball, nel senso che se venisse fuori un leggendario serio, verosimilmente non riuscirei a prenderlo e quindi penso che abbia più senso fare una cattura normale nell'erba, insomma. Poi andremo avanti. Ok. Ciao. Andremo avanti, dicevo, finché non verremo bloccati da vari MN. Tra l'altro, ora che ci penso, dovrebbe esserci forza, che non ci fa andare avanti, perché nessun nostro Pokémon ha forza. Però forza è comunque una mossa buona, quindi magari dopo vedo a chi insegnarla. Sono più allenatori di quanti mi aspettassi, io ve lo dico, allora, mettiamo davanti, merda, raga. E quindi nulla, poi quando ci sarà da utilizzare spaccaroccia per andare avanti mi fermo per ovvie ragioni. E Tauros, no, ok, Tauros è abbastanza preoccupante. E nulla, penso di aver detto tutto. Guardate, guarda falce cannone, io veramente bestemmio. Eccolo, perfetto, John Frog veramente mi fai salire il Cristo. Allora, attack, ok, ecco, allora, il lato positivo è che quando colpisce gli sciotta tutti. Il lato negativo è che quando non li sciotta, bestemmio, però vabbè. Ok, ho avuto un attimo di apprensione, perfetto, giù. Krabby Patty, attenzione, proprio lui. Tra l'altro penso che in una challenge l'avessi chiamato proprio Patty, perché si chiama Krabby e quindi c'è SpongeBob, insomma. Lo sapete tutti, non devo star qui a spiegarvi il senso di quel soprannome. Ok, perfetto, Cascoon è andato giù, raga, hashtag Cascoff, che è stato tipo il primo che è stato ucciso dalle eliminazioni, poveraccio. Allora, questo qua, se non sbaglio, mi insegnava Esplosione, che, cioè, in una Nuzlocke che è una grande idea. Qua, raga, c'è il Team Rocket, perché dopo la Lega si sbloccheranno delle quest in questa zona. Detto ciò, io forza ovviamente non ce l'ho con nessun Pokémon. Dimmi che l'ho presa. Cristo, non l'ho mai presa. Non l'ho mai presa. Sono un deficiente, non l'ho mai presa.
Ah, e tra l'altro c'è pure sto pezzo qua da visitare. E la Madonna, è più lungo di quanto ricordassi sto arcipelago. E vabbè, raga, a sto punto non so, direi che balza la cattura lì alla fine, cioè non è così importante. Oh, siamo arrivati del tesoro, io però ci terrei a fare la cattura, ragazzi, nell'erba, perché non lo so, perché mi ispira di più. Attenzione, è tornato Blur, come al solito i nostri Pokémon ritornano a casa nelle serie. Extra rapido e giù, perfetto. Barboach, attenzione, il miglior Pokémon del Pleistocene. Tuono Shock, ma cosa vuoi, ma cosa vogliono fare sti Pokémon, raga, ma spiegatemi. Attenzione, Loudred, tra l'altro ho visto, ragazzi, che c'è ancora qualcuno che considera una delle icone del canale il Loudred Disney... Il Loudred di Snakewood, ossia il re degli Axe, se non sbaglio, perché si axava come un pazzo alcune volte. E nulla, mi fa piacere davvero che ci sia gente che ricordi così bene, diciamo, quella serie, perché cattura, finisco il discorso. I funghetti allucinogeni. Entraci. Olè, perfetto. Come lo chiamo uno Shroomish? C'è un funghetto allucinogeno, lo chiamo... Lo chiamo LSD, lo chiamo, non lo so. Ma tanto, raga, sti Pokémon qua non li userò mai, perché... Perché c'è, raga... A parte che, parlando di Snakewood, appunto, avevo anche lui. Cioè, Brilom, ovviamente, avevo. Vi dicevo, appunto, che mi fa davvero piacere che ci sia gente che ricordi Snakewood. Perché Snakewood è stata la serie, diciamo, portante del canale per 2 anni. È stata quella che mi ha portato a crescere di iscritti. La prima delle tante serie che mi hanno portato a crescere di iscritti. E non so cosa ho fatto, lo giuro. Ok, siamo a Secondisola. Ora, a Secondisola dovrei, se non ricordo, esatto, andare qua. Questo signore qua è il padre di Lisetta, che si trova al bosco. Bosco nel quale c'è la famosa storia di Ipno che stupra Lisetta. Cosa che in realtà non è ufficialmente vera, però alcune descrizioni del Pokédex lo porterebbero a pensare. Allora, su questa isola qua c'è poco da fare effettivamente, se non prendere lo strumento qui, che è randomizzato ed è una pietra solare. Raga, prendiamola, non si sa mai. Buttiamo. Bello il messaggio porto, raga, utilissimo proprio. Messaggio porto, cioè nota città del Portogallo. Facciamo la cattura. Dai. Oh, vabbè. Carvagna è buono perlomeno. Perlomeno Carvagna non fa schifo. Vediamo se ci entra subito. Oggi, raga, sono il master delle catture. C'è una cosa assurda. Carvagna è un piragna. Come lo potrei chiamare un Carvagna, raga? Non saprei. Lo chiamo Hannibal. Senza particolare motivo. Perché mi sembra un Pokémon abbastanza... Hannibal, quindi lo chiamiamo così. Allora, qua dovrebbe esserci la tipa che insegna le mosse eccelse. La mia domanda è... No, infatti, la mia domanda è... Non sarà... Cioè, non penso siano randomizzate. Tra l'altro, ha bestemmiato questa qua che ha chiamato merda Farfetch. Cioè, raga, veramente... Ma facciamo una spedizione punitiva, andiamo ad ammazzarla. Ora, non ricordo se no che il rivale dovrebbe apparire a quart'isola dopo la Lega. Andiamo verso terz'isola, ragazzi. Terz'isola, eccoci qua. Allora, qua non dovrebbe esserci nessuna cattura disponibile per il momento. Dopo la Lega, ovviamente, si sbloccherà il tutto. E sarà possibile fare alcune catture. Tra l'altro, ragazzi, questa zona qua non c'era in prima gen. È stata un'introduzione, diciamo, della terza. Del remake di terza generazione della prima. Che nulla, credo sia carina, perché effettivamente i giochi di prima generazione erano abbastanza vuoti. Con le isole perlomeno hanno aggiunto qualcosina di interessante. Detto ciò, ragazzi, ora ci sarà una sfida allucinante con tutti questi centauri. Che sono centauri, cioè veramente vi faccio di quelle rivelazioni ogni tanto che non so come facciate ad essere ancora vivi. Ora devo affrontarli tutti dal primo all'ultimo, quindi direi di velocizzarli abbastanza. Se vai pa! Allora, facciamo un extra rapido, vediamo se lo buttiamo giù, anche se dubito, sì, infatti ha retto abbastanza bene. Muro di fumo, no, mi dispiace, ma le divinità sono infallibili. Sandsdrew, vai merda, rimani tu anche se c'è un dolio in turno. Oh, Polneve, cattivissimo lui. Magifuoco e giù anche Sandsdrew, perfetto. Primo centauro liquidato come se non ci fosse un domani. Vai col secondo che ha un Totodile che muore tantissimo anche lui probabilmente. Invece regge. No, ok, mi preoccupi perché il Re di Drago è sempre una mossa infamissima. Sparalance che veramente, cioè, mi stai distruggendo, non ho parole. Meteor Pugno, tanto vai giù perché sei un Totodile schifoso, perfetto. Quanti sono i centauri da battere? 4?
Non ricordo obiettivamente. Penso 4, ma non sono effettivamente sicuro. Vai John Frog, è il tuo momento. Falce cannone ignorante, perfetto. Sei il miglior Pokémon che abbia mai avuto. Ole, grandissimo. Tra l'altro questo qua, raga, è effettivamente... Ok, questo qua dovrebbe essere il capo. Tra l'altro, ragazzi, John Frog oggi è all'esordio. E insomma, non so se se la stia cavando proprio bene. Più che altro è svantaggiato dal moveset. A fine episodio... Oh, perché ho ottenuto merda? Che ciondola. A fine episodio, dicevo, vi farò vedere, diciamo, gli accorgimenti che gli farò al moveset. Vi ricordo, tra l'altro, ancora una volta di andare a votare alla fine dell'episodio, perché oggi è il giorno di votazioni. Ho visto che i voti sono un pochino calati ultimamente. Penso anche per il fatto che sta riniziando la scuola, quindi magari la gente c'ha meno cazzi. È possibile. Però ragazzi, mi raccomando, votate perché perché sto tizio è stronzo. Allora, facciamo una pulizia del coso, capito. Allora, iniziamo a buttare robe utili, tipo il flauto giallo, che è veramente indispensabile per il proseguo della serie, mi dicono. Ditto non lo userò mai. Super colpo, non c'ho voglia di venderlo, va bene, dai, dammi la ricarica totale. Grazie mille, amore. Bene, possiamo proseguire, però prima, ragazzi, c'è il market, ne approfitto per fare un po' di scorta, perché adesso, infatti, ci conviene prendere un po' di iperpozioni, perché stavo dicendo, adesso siamo un po' a corto. Tagliamo questo albero, prendiamo anche questo strumento, che è una mare aroma, ne ho già 30 di arome. Non pensavo neanche che esistessero in questa generazione, ve lo giuro. Ponte a braccio, siamo pronti per fare un'altra cattura, raga. In questo episodio qua abbiamo fatto praticamente solo catture e battaglie. Oh! Oh, questo mi piace. Questo mi piace davvero tanto. Oh, falce cannone. Aiuto, vabbè che probabilmente non sarei morto. Però minchia, raga, falce cannone su un Farfetch. Su merda, no, l'ho fatto anch'io. Sono veramente uno scalmanato. Eccolo, ovviamente i suoi falci cannoni, i suoi falce cannone attaccano sempre, perché non sono mica con i miei che fanno schifo. Però ci devi entrare, figliolo caro. Per piacere, ti prego. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Espion, un po' come di tipo psico. Non saprei effettivamente come chiamarlo. Lo chiamerò Espeon, un gatto psichico. Psycat sarebbe ignorantissimo, vero? Psyfox è tipo overused. Non so come chiamarlo. È un maschio, se fosse una femmina lo chiamerei in un modo carino. Però è maschio, quindi lo chiamerò lo chiamo lo chiamo, come cazzo lo chiamo, raga, un Espeon? Cioè, sul serio, consigliatemi nei commenti un soprannome, perché non ne ho la più pallida idea. Vedrò di ridargli il soprannome prima del prossimo episodio, insieme a quello di Charmander, che tra l'altro ho già visto qualcosa di carino, non so se l'ho già detto. Allora, andiamo a prendere un antiparalisi, o mal che vada una bellissima cura totale. Dove sei? Ok, perfetto. Cura, sì, ma non su merda, che non ha bisogno di essere curato neanche per sbaglio. Vediamo un po' chi c'era ancora. Beh, Magneton, devo ammettere che preferisco decisamente Espeon, perché è Magneton e non Magnezon. Boh, non lo so, vabbè. Ah, le abilità sono randomizzate, quindi lo prendo in quel posto, giusto? Ti prego, dimmi di sì. Merda, livello 47, dimmi... Ok, perfetto, raga. Tra l'altro questo qua è uno dei Pokémon che ho trattato nel video riguardo ai Pokémon di cui tutti sbagliavamo i tipi. Perché effettivamente lui è di tipo veleno, però avendo la avendo l'abilità, scusatemi, levitazione, cioè io non l'avevo mai capito che avesse il tipo veleno, quindi cioè perché le mosse terra non avevano effetto, e quindi sono andato un po' in confusione per quel motivo. Ma vabbè, intanto stiamo prendendo a botte questa qua, che ha dei Pokémon veramente dalla potenza, cioè scalmanata, oserei dire. Possiamo proseguire? No, perché deve mettersi in mezzo un bellissimo Dodrio dalle movenze sexy. Bambina, non mi chiamo Hypno, puoi parlarmi, perfetto, grazie mille. Volbit sul beat, Faldissing, tutto insieme, io, palla clima, taglio, sei morto. Sono un rapper nato, lo so. Natu, guardalo, l'avevo già predictata io sta rima, rapper nato, Natu, vabbè. Ditelo allora a sto punto che sono il god del rap e mettiamoci tutti d'accordo. Siamo a 29 minuti, ok, l'episodio verrà obiettivamente un massone, cioè un misto tra un mattone e un masso, un massone verrà fuori. Hashtag massone nei commenti, che qualcuno vada sul sito dell'Accademia della Crusca e lo proponga. Massone, un misto di sassi e massoni. E poi, ciao, buonanotte.
e mattoni. Vedete che io c'ho i problemi nel cervello. Bene, extra rapido. Vediamo se lo buttiamo giù. Quasi sotto missione. No! Cosa vuoi sottomettere un dio? Sei pazzo? Ok, adesso io ho paura del critical. Quindi switch tantissimo. Mando su Cosmo. E lui si suicida. E avevo già gridato la vittoria io. Cioè proprio così. Ok, è morto perché questo fa sottomissione. No, ok, perfetto. Meno male che Cosmo raga regge idropompa a casa. Però Cosmo non mi devi fare sti scherzi anche tu, per piacere. Che sei uno dei migliori del team. Vedi di non fare puttanate che poi se ti perdo son cazzi. Ok, un altro bambino, perfetto. Tra l'altro adesso al bosco non ci saranno allenatori. Ci sarà solo la roba di... stavo per dire Giulietta, non so perché. Di Lisetta. E vabbè, sconfiggere quell'ipno che... che sarà randomizzato? Sapete che non lo so. Più che altro non so se Ipno è... no, beh, è randomizzato quasi per forza, raga, perché alla fine sono randomizzati anche i Pokémon statici, quindi... se non è randomizzato... mi sorprenderei, insomma. No, se sei stronzo, però. Tipo veleno, fango sberle... bello col critical di John Frog, mamma mia che potenza. Ok, allora, perfetto. Siamo arrivati al bosco baccoso. Ora, dobbiamo farci la cattura al bosco baccoso, ma io vorrei assolutamente trovare le bacche, perché sono fondamentali, sono tutte randomizzate, poi vabbè, sono i carbonanti schifosi, lo so, però... dai, un bel Pokémon! Il ritorno. Purtroppo non posso accettarlo, perché è contro le regole, ma sarebbe stato il ritorno di Kaskoff. Sì, Viper! È appena scappato l'allenatore di prima. No, tu fai schifo, non mi puoi più allenare! Ok, allora, vediamo di indebolirti un attimino. Come turbine? Ma come turbine? Gesù, allora, allora sei proprio infame. Oh, proviamo a prenderlo, questo qua, se è maschio, è femmina. Non posso neanche chiamarlo James. C'hai la mamma troia! Eh sì. Non è che c'è molta spiegazione, è così. Vabbè, l'abbiamo preso un po' in quel posto. Allora, direi di fare una bella cosa. Repellente, andiamo... sto usando un revitalizzante... oddio, il creepy impazzito che utilizza i revitalizzanti max quando non può. Nel frattempo... ah, non sono tutte bacche queste. Questa sì, però dai, è troppo antisgamo. Perfetto. Questa... ok, perfetto, è Acab. Quella lì dietro l'alberello, per forza. Subball, utilissima. Una fune di fuga. No, questa qua è utilissima, seriamente. Allora, vediamo un po' di... no, perché mi interessano le bacche randomizzate, raga, è una cosa figa. Ah, ok, perfetto, tipo, qua ci sei tu. Roccia di... re, roccia di re, raga. Raga, la roccia di re la prendo solo per... la roccia di re la prendo solo per darla simbolicamente a John Frog, raga, veramente. Messaggio Trapinch, è stato un piacere. Solo per dargliela simbolicamente, perché ovviamente, ragazzi, dovete sapere... che, cioè, merda è il detentore del potere spirituale, ma John Frog, diciamo, essendo l'eroe, è anche un po' il re, il famoso re eroe delle leggende nordiche, insomma. E quindi lui è il nostro re, ragazzi. John Frog è il nostro re. Incredibile, è stato incoronato. Abbiamo incoronato John Frog re della serie. Ovviamente, cioè, merda, ovviamente lui è il dio della serie, però non è che si può far molto. Cioè, della serie, mio dio, che eresia. Del mondo proprio. Ok, ciao Lisetta. Aiuto, aiuto. Prima è arrivato un Pokémon spaventoso. Ora ho tanta paura che non posso muovermi. Ma voglio andare a casa. Ecco, ritorna. No, no, via, via. Voglio il mio papino. Il papa vuoi? Attenzione, un Ledian stupratore. Che bello. Allora, secchiamolo sul posto con un magifuoco. No, merda, non puoi farmi ste cose. Ok, perfetto. Seccato e a casa. Grazie, mi hai salvato. Stavo cercando. È diventata trans. Ottimo. Allora, ora mi dovrebbe dare sì, ok, perfetto. No, aspetta. Oh, buttiamo sta fune di fuga, anche se in teoria è utilissima. Cos'è che mi ha dato? La pietra lunare, ok. Ma io, raga, mi sa che... allora mi sono confuso. Forse il rubino e lo zaffiro arrivano dopo. Perché adesso io ho dato il meteorite al tipo e la cosa finisce qua. Ma io pensavo che il tipo mi ridasse una delle due rocce per poi andare a Primisola. Invece no, non c'entra un cazzo. Ho fatto tutto questo episodio con la convinzione sbagliata. Vado a suicidarmi.
Mi vado a mettere una corda al collo e mi appendo da qualche parte. Boh. Fail! Comunque ragazzi, questo episodio gigantesco di quasi 36 minuti è finito qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, le votazioni ragazzi, qua sotto in descrizione troverete lo straw poll per andare a votare chi verrà eliminato dal prossimo episodio. Mi raccomando anche una bella risposta alla domanda del giorno che sarà come al solito qua sotto nella sidebar. E passate anche dai social che trovate in descrizione. Vi raccomando soprattutto Telegram e Instagram, che sono quelli su cui sono più attivo. In particolare su Telegram potremo chiacchierare tranquillamente ogni sera, di solito lo facciamo. E poi aggiorno lì praticamente su tutte le live che faccio. E nulla, detto ciao, noi ci becchiamo in un prossimo video.